Termoli per una sera si è trasformata in un teatro di una rivisitazione storica con sbandieratori, falconieri e artisti di strada che con i loro spettacoli hanno trascinato il pubblico in un tempo passato. Termoli, XIII secolo, è una manifestazione nata nel 2009, curata e organizzata dalla Proloco di Termoli con il patrocinio del Comune. Il corteo storico, partito da tre punti diversi del centro, il Castello Svevo, la Galleria Civica e il Porto, ha visto sfilare i figuranti in costumi medievali. In via Roma è avvenuta la consegna della cassa che contiene le reliquie di San Timoteo da parte di tre crociati in ritorno da Costantinopoli, al nobile che al tempo viveva nel castello. Abbiamo il gruppo Reguatore Storico di Guglionesi, San Nicola, abbiamo Mangiafuoco arriva da Lucera, le nostre danzatrici del ventre arrivano da Martinsicuro, i nostri diciamo, collaboratori, circa 40, arrivano da Termoli. E cos'altro abbiamo? Abbiamo il gruppo sportivo a cavallo di Campomarino. Siamo onorati di portare quest'arte nella nostra regione. Cioè, questo per noi è un mondo affascinante quanto loro sono affascinanti, per quanto sono affascinanti, però il rispetto è rigoroso nei loro confronti.